Buonasera, mi sentite? Bene, non mi sono molto preparato, ma ho qui validi collaboratrici che penso riusciranno a dare un minimo di fluidità a questa premiazione. Siamo arrivati alla penultima serata, in realtà questo è il momento in cui vengono assegnati, ma non c'era anche un'altra Anna Maria? È stata un'edizione costruita un po' sulla precarietà, perché a un mese dall'inizio del festival siamo rimasti senza sede, abbiamo praticamente lavorato per una quindicina di giorni, chi a casa, chi per strada, chi al bar, però poi è arrivata la provincia di Bergamo che ci ha dato questa sede in teoria provvisoria, però il presidente Matteo Rossi stamattina durante l'incontro con Lee Gullman si è speso perché questa sede provvisoria possa diventare la sede di Bergamo Film Meeting. Speriamo che Bergamo Film Meeting possa trovare da qui alla prossima edizione una nuova casa e una casa un po' più durevole, e quindi questo è un po' l'auspicio. Nonostante questo, credo che sia stata una buona edizione, tanto cinema, tanti percorsi e tante opportunità anche per voi di conoscenza. Quindi noi siamo, diciamo, soddisfatti o abbastanza soddisfatti di questo lavoro. Adesso poi Fiamma e Chiara faranno l'elenco dei ringraziamenti. Da parte mia mi permetto di ringraziare un po' tutti, quelli che hanno lavorato, che mi hanno permesso di avere un'edizione, credo, molto tranquilla, forse la più tranquilla di tutte le 36 edizioni, anche se non è ancora finita, però comunque è stata credo anche da questo punto di vista organizzativo una buona, abbiamo fatto un buon lavoro, hanno fatto un buon lavoro, quindi il primo applauso lo farei a tutti. Io faccio solo un breve preambolo dicendo che Bergamo Film Meeting è un'associazione onlus di cui presidente è Davide Ferrario, che avete incontrato il giorno dell'inaugurazione, e i soci sono Pietro Bianchi, Danilo Conti, Bruno Fornara, Davide Lantieri, Emanuele Martini, Adriano Quicardi e Jenny Vassali. Ecco, questa è un po' la compagine sociale. E quindi cominciamo da chi? Fiamma? Da me. Va bene. Allora, sì, ringraziamo comunque anche i soci che comunque si stanno spendendo per ogni anno sempre di più, con un impegno maggiore per la organizzazione di tutte le attività dell'associazione. Ringraziamo anche ovviamente tutti gli enti pubblici e privati che rendono possibile, hanno reso possibile la realizzazione di questa 36esima edizione. Vi ricordo che Bergamo Film Meeting è realizzato con il patrocinio e il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per il Cinema, Unione Europea Creative Europe, Programma Media, Comune di Bergamo, Camera di Commercio e Industria di Bergamo, con il patrocinio della provincia di Bergamo anche, e con il contributo di
di Fondazione Cariplo, Fondazione SM, Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, CGL Bergamo e Ambasciata di Lituania. Ringraziamo anche gli sponsor Sappo, Ubibanca, Biconsult, Azotal, AdiBlue by Azotal, UniApp e Birrificio Indipendente Elab. Poi abbiamo anche moltissimi partner e collaboratori, vi elenco velocemente, Accademia Carrara, ATV Tab, Avisco Audiovisivo Scolastico, The Black, Contemporary Art, Bergamo Jazz Festival e Teatro Donizetti, Centro Cieco di Milano, Chicago Film Archive, Select, Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision, Cinecircolo di Verona, Cinema Nuovo Eden, Fondazione Brescia Musei, Cinescatti, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano, Corpoc, Fondazione Cineteca Italiana, Fondazione Mia, Congregazione Misericordia Maggiore Bergamo, GAMEC, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Ingmar Bergman Foundation. Libreria Incrocio Guarenghi, LABA, Libera Accademia di Belle Arti, Lab 80 Film, Pedalopolis, Premio Giulio Questi, Reale Ambasciata di Norvegia, Roma e Visit Bergamo. Erano ovviamente in ordine alfabetico perché comunque tutti hanno dato il loro apporto, la loro collaborazione e li ringraziamo tutti in ugual misura. Ringraziamo anche i partner tecnici, in particolare la Bottanta Film, Pedrali, Suono 1981 e Cantina Sociale Bergamasca. Poi ci sono anche tutti i media partner, le istituzioni, le associazioni che hanno collaborato anche in molti altri modi a questa 36esima edizione. Vorremmo però fare un ringraziamento particolare a tutti i singoli donatori che ogni anno rinnovano la fiducia e il loro sostegno a Bergamo Film Meeting. Anche il loro contributo è importantissimo, ci serve a fare anche degli eventi all'interno del festival e anche delle iniziative oltre alla manifestazione. Vi ricordiamo che donare è sempre possibile, la donazione è aperta tutto l'anno e che ci sarà modo anche di devolvere il 5 per 1000 in sede di dichiarazione dei redditi. Noi vi ringraziamo già da subito e quando vi incontriamo vi ringraziamo personalmente, se è possibile. Lascio la parola a Chiara per proseguire con i ringraziamenti. Buonasera a tutti. A me il compito, prima di tutto, di ringraziare tutti gli artisti, registi, rappresentanti dei film che hanno partecipato a questa edizione. Non possiamo elencarli tutti, ma vogliamo ringraziare ancora una volta gli artisti presenti qui in sala, Spela Kadez, Barbara Albert e naturalmente la signora Lee Pullman. Ringraziamo e vi presentiamo tutti i collaboratori che hanno lavorato insieme a noi per la realizzazione di questa 30esima edizione, a cui va davvero il più sentito grazie di cuore. La collaborazione all'organizzazione generale è stata di Simone Boglioni, che cura anche il progetto BFM degli Strip, con l'aiuto di Simone Tempia, un po' il nostro factotum. Tutto il reparto comunicazione, quindi ancora Simone, Francesco De Belli, Salva Lisa Nobili, Vittoria Savodi, l'ufficio ospitalità, Gloria Bettoni, con l'aiuto di Barbara Bertolotti, Giada Capri, Anna Chiara Bertoli. Ringraziamo inoltre per la sempre preziosa collaborazione Veronica Maffizzoli, il nostro ufficio stampa dell'associazione Bergamo Film Meeting Onlus ad Atullo, che ha visto la collaborazione di Gianluca Suardi e Martina Moioli, l'ufficio stampa nazionale Lorena Borghi, l'ufficio stampa estero Gloria Zerbinati. Per il progetto grafico di quest'anno Matteo Maroni e Luigi Stanga di Suc Republic. I moderatori degli incontri con gli autori Caterina Rossi e Lorenzo Rossi. Per la sezione Visti da vicino ringraziamo
Alessandro Uccelli, Sergio Visinoni, Andrea Zanoli e Anna Maria Materazzini. Per la sezione Kino Club, Monica Masucci, e ringrazio anche Rigor Prassel, direttore di Animateca, che quest'anno ha collaborato con noi. Il catalogo generale è a cura di Daniela Vincenzi, le ricerche bibliografiche, filmografiche, iconografiche Arturo Invernici di Fondazione Alaska, le riprese, le sigle e i montaggi video Stefano Testa, il nostro fotografo Renato Liguori con Freddy Spinosa per l'assistenza informatica e tutto ciò che ruota intorno al nostro sito, l'app Emanuele Castelli. Per le traduzioni Monica Corbani, Laura Di Gennaro, Nicola Eugenia Prezzavento, i sottotitoli Anna Maria Materazzini, Elena Morati, Monica Corbani, Elisabetta Cova, Laura Di Gennaro, Laura Di Mauro, Chiara Ferrari, Silvia Fornoni, Loretta Mazzucchetti, Paola Michalizzi, Filippo Ruffilli, Jessica Salvi, Giuliana Sala e Daniela Vincenzi. Per l'interpretariato Elisabetta Cova e Elena Amorati. Assistenza sale e biglietteria Paolo Tognozzi, Andrea Callini, Valentina Masper e Dario Catozzo. I proiezionisti Alessandra Beltrana, Alberto Bigi, Giulia Castelletti, Caterina Doni, Mario Frugiuele, Pietro Plati e Sergio Visinoni. Per gli allestimenti la collaborazione preziosa di Fabio Martinelli e Matteo Caglioni. Il coordinamento di tutto il gruppo volontari a cura di Beatrice Malfa e il nostro più sentito grazie al sempre grande gruppo dei volontari i cui nomi possiamo dire. Bene, prima della consegna dei premi inviterei Nadia Ghisalberti per un saluto al Comune di Bergamo. Grazie, è davvero stata un'edizione bellissima. Buonasera signora Ali Pullman, grazie per essere qui a Bergamo. Ancora un saluto da tutta la città che oggi l'ha accolta e abbracciata. Sono molto felice perché quest'anno sono arrivate due importanti sostegni al festival dagli enti locali e questo è molto importante. Avevano il sostegno dell'Unione Europea, del MIBACT. Quest'anno si sono aggiunte la provincia in questa emergenza che è successa di questo, che siete rimasti senza sede, è stato veramente un problema per voi e grazie alla provincia questo si è risolto rapidamente. E poi la convenzione con il Comune di Bergamo, è la prima volta dopo tutti questi anni che riusciamo a fare questa importante convenzione dal 2019 al 2021. È importante per noi a sottolineare il ruolo che questo festival ha in città, un festival internazionale che porta il cinema internazionale a Bergamo e porta il nome di Bergamo fuori tra gli amanti del cinema. Il cinema di qualità, Bergamo vuole essere città dove il cinema di qualità si afferma e quindi giustamente gli enti locali lo sostengono. Quindi grazie a tutti voi, grazie Chiara, grazie Fiamma e soprattutto grazie al nostro caro Angelo. Visti da vicino, invitiamo i selezionatori e curatori della sezione Alessandro Uccelli, Sergio Visinoni, Andrea Zanoli e con la coordinatrice Anna Maria Materazzini. Passo la Sandra. Grazie a tutti, prima di passare alla parte ufficiale della premiazione volevo ringraziare il pubblico di Bergamo Film Meeting per aver accordato un'attenzione crescente nell'arco degli ultimi anni soprattutto alla sezione Visti da Vicino.
anche forse in virtù del fatto che da 3 anni la sezione è diventata competitiva grazie all'attenzione e all'impegno di CGL Bergamo, all'attenzione soprattutto di Eugenia Valtolina e Luciana Fratus, che quest'anno hanno deciso di accordare ai visti da vicino un premio in più, un premio che nel titolo è ispirato all'origine stessa del cinema, perché è il premio La Sortie de l'Usine. E quindi invito sul palco Gianni Peracchi, segretario generale di CGL Bergamo, e Alberto Sveldezza, che è il portavoce della giuria, appunto a introdurre il premio La Sortie de l'Usine e a premiare il film vincitore della nostra sezione di Cinema del Reale, non diciamo più semplicemente documentario, perché chi di voi ha seguito la sezione sa molto bene che è una definizione che sta molto stretta ai film che avevamo selezionato. Sei salito da solo. Ecco, mi ha cerchiato. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio Bergamo Film Meeting, ovviamente, che è da 2 anni a questa parte, questo è il terzo, a cui contribuiamo un sostegno per, come dire, valorizzare la produzione di produzioni cinematografiche indipendenti, questo per quanto riguarda in modo particolare i documentari visti da vicino. Quest'anno abbiamo pensato, diversamente dallo scorso anno e dagli anni precedenti, di sdoppiare, come diceva prima il collega, unico e il premio è uno classico, valutato quindi dalla giuria del pubblico, e uno invece che mette in evidenza i temi del lavoro selezionati sempre in quel perimetro, in quell'ambito, selezionati da una giuria composta da 12 sindacalisti e delegati sindacali. Questa cosa è una cosa simpatica perché ha scatenato molta motivazione all'interno delle categorie del sindacato, che sono tante, e ha ulteriormente incentivato e potenziato l'interesse per questa importante edizione. Anche il fatto di titolarlo al primo filmato dei Fratelli Lumière del 1895, uscita dalla fabbrica, è una cosa molto simbolica e molto importante, perché probabilmente alcune fabbriche della Valseriana, dove si assisteva a questa cosa, purtroppo non è più così, anche se qualche segnale di timida ripresa forse si vede. L'ultima cosa, e poi vi lascio, un ringraziamento anche da parte mia ai giurati, ai 12 sindacalisti che si sono cimentati in questo importante compito, e un ringraziamento particolare anch'io a Luciana, a Eugenia, a Francesca, anche a Marco, e naturalmente congratulazioni ai vincitori di questo concorso. Forte tra il documentario visto da vicino e quello che è direi quasi la professione di sindacalista, perché in tutti e due i casi ci si occupa del sociale, ci si occupa del mondo reale, e un documentario non è altro che una finestra che si apre sul mondo reale, e in quel mondo ci siamo noi, e c'è il sindacato, e c'è tutto il lavoro e tutta la potenza, la forza che c'è nell'avere un lavoro. Quindi ringrazio chi mi ha voluto in questa giuria e ringrazio anche tutti i compagni di viaggio. Adesso passiamo alla premiazione, direi. Raccontare è un modo bellissimo e magicamente umano di mettere in relazione almeno due soggetti. È uno scambio, ma soprattutto è prendere in prestito la voce, gli occhi dell'altro per vedere un altro mondo. Noi crediamo che questo sia anche un modo per continuare a restare esseri umani. Ecco, forse nel film che andremo a premiare, quello che emerge al di là di ogni difficoltà, alcune per noi oltre l'immaginabile, è che si può e si deve restare persone, fragili, solitarie, disperate, sognanti, povere, ma capaci di non perdere di vista quella fiammella che traccia una strada percorribile. In un grigio limbo, abbandonato da tutti, gli ideali,
dallo sfruttamento minerario sfrenato, dalla gioventù e per i maschi dalla reale possibilità di diventare anziani, una comunità di uomini e donne anziane sopravvive in uno stato di povertà che viene vissuta in ogni attimo, in ogni gesto, con una dignità che li mette al riparo da ogni tentativo di falsa compassione. Sono soltanto ammirevoli. Il tempo è sospeso, il lavoro è sospeso. Agganciato ai fili di una vecchia funivia, la corda per il traino del carrelli dalla profondità della miniera. Le persone sono sospese. Tra una vita uguale, senza prospettive, e una morte talmente probabile che la si evoca soltanto nelle bevute e nei brindisi. Ed invece la vita c'è e si manifesta nei modi più improbabili. Tra allestimenti teatrali e lezioni di musica. La speranza corre a fianco di due atleti adolescenti che si allenano senza cedere mai. Oppure la si vede più malinconica, in una canzone scritta e cantata per un pubblico di distratti clienti in un fatiscente ristorante. Abbiamo premiato Mises Calai, La città del sole, di Radio Nelly, per la sospensione poetica che colloca il film in un'atmosfera rarefatta e struggente, che mescola dolcezza e sgomento. Il film è ambientato in quella Georgia che faticosamente prova a sopravvivere, malgrado sia stata abbandonata anche dalla ormai sorpassata ricchezza che erano le miniere. Tutto questo arriva nei nostri occhi e forse anche oltre, con la straordinaria potenza di due linguaggi che non si fondono, sovrappongono, ma restano rispettosamente paralleli, procedendo grazie a misurati ed efficaci movimenti di camera verso lo stesso traguardo. Raccontarci una storia che più si va avanti e più diventa anche la nostra storia. Ma soprattutto abbiamo deciso di premiare questo film perché, ed in questo simile a Retour à Forbach, mette il fuoco e porta l'attenzione di tutti su quanto il lavoro sia necessario per conquistarsi un'identità completa, di come sempre il lavoro fornisca sogni e prospettive, di quanto ancora e sempre il lavoro sia il vero potere che ci permette di cambiare la nostra vita ed infine di quanto sottrarre dignità e certezza al lavoro ci renda vulnerabili e ricattabili. Grazie a tutto Bergamo Film Meeting, ma permettetemi, grazie a tutte le ragazze e i ragazzi volontari che si sono spesi tantissimo per la riuscita di questa edizione. Adesso c'è un messaggio del videomessaggio del regista Radio Nelly che è a Tbilisi, ma ci ha tenuto a mandare un messaggio di ringraziamento per il premio. Dear friends, I'm extremely happy to learn about this work. I'm sorry I cannot be there with you right now, but I am extremely happy and very honored to receive this award for the film. And I want to thank the festival for selecting the film. I want to thank the jury for noticing the film, and most of all, I want to thank the audience who went to watch the film. I really appreciate it. Thank you very much. I premi di Visti da Vicino però sono due, uno è dato dal pubblico, cioè da molti di voi che sono seduti qui stasera. C'è da dire che appunto insieme all'attenzione crescente che avete riservato a questa sezione negli ultimi anni, abbiamo constatato con grandissimo piacere un tasso di apprezzamento che si riscontrava da una media altissima dei voti. Sapete che i voti, così come per il concorso lungometraggi, andavano da 1 a 5. La media è molto alta, significa che in fondo tutti e 15 film sono in qualche misura promossi, vincitori di qualcosa, ma il pubblico dei Visti da Vicino ha assegnato il valore, il premio miglior documentario CGL Bergamo del valore di 2000 euro a Die dritte Option di Thomas Fürhapter.
much. Thank you, Bergamo Film Festival, for this prize. Thank you for the audience, especially. I've never expected that I would win a prize, an audience award, with such a film, because I think it's very demanding for the audience. So I'm really very, very surprised. And if there would be a prize for the best audience, it would go to the Bergamo audience. Thank you very much. Voglio ringraziare tutto il pubblico quindi per questo premio. Sinceramente ero cosciente che questo film era un film particolare e quindi devo dire che non me l'aspettavo, e quindi da un certo punto di vista vorrei io stesso dare il premio di miglior pubblico al pubblico che mi ha premiato. Il terzo premio Bergamo Film Meeting per il film Apostasi di Daniel Cocotello. Grazie mille. Thank you for the festival for having me here. It's an honor to be selected at the festival and to be among great filmmakers who have made very personal and powerful films. I've had a great time here. Thank you, Angelo, and everybody who's worked at the festival for looking after me, Gloria, and all the volunteers, Amy as well. So thank you, yeah, I've had a great time, and I'm glad to be able to have a souvenir to take home. So thank you. Grazie a tutti, ringrazio prima di tutto per aver selezionato questo film e avermi dato l'onore di competere con tanti registi così talentuosi. E poi voglio ringraziare Angelo, Gloria e tutti quelli del festival che si sono presi cura di me, e grazie per questo premio. Procediamo alla premiazione del secondo premio Bergamo Film Meeting. Il film classificatosi secondo in questa 36esima edizione è Ice Mother di Bogdan Slatko. Daniele, milí Dani, jsi rád, že ty dostal tu cenu, tuhle cenu?
Sei contento che hai ricevuto questo premio, Daniel? Certo, sono molto contento. Daniel, ti sei mluvila jako teďka, dneska, nebo včera s panem Bohdanem, nebo s režisérem, něco se si řekli, nebo nexo, chceš nám říct? Chci říct, že děkuje celý štáb České televize. Ha detto che ha parlato con il direttore, con il regista Bohdan Slama e che ringrazia tutto lo staff della televisione ceca che ha coprodotto anche il film. A ešte niekomu ešte chceš poděkovat, nebo chceš poděkovat pan Bohdan Slama, co ti ešte řekl? Takže kdo chce se otužovat, tak ať jde do Česka, protože tam sněží a je tam zima. Il film è su questi nuotatori invernali. Chi vuole fare ugualmente un po' di muscoli vada ora in Repubblica Ceca perché c'è molto freddo e nevica. Ostatní otázka. Co jste se ti nejvíc líbilo při tom natáčení s panem Bohdánem, s panem Novým a blablabla s paní Kronerovou? Asi jak hořel autobus, protože to byla moje velká oslava, protože byly narozeniny a udělali mi dort a bylo to fajn. Cosa ti è piaciuto di più durante i giorni del girato, durante i giorni in cui avete fatto il film? È stato un giorno in cui è coincisa anche il suo compleanno, dunque hanno fatto una festa anche con l'autobus, hanno fatto una torta speciale, è stata una festa davvero eccezionale. Vittorio Casara di Ubibanca, direttore territoriale di Bergamo Centro. Grazie. Per me è veramente un onore essere qui a testimoniare, a confermare la vicinanza della nostra banca, di Ubibanca, a questa bellissima iniziativa, la presenza di un pubblico così folto e così caloroso, credo testimoni veramente la bellezza di questo meeting che veramente richiama grande attenzione e è una roba veramente bella e noi ci sentiamo veramente spontaneamente vicini. Complimenti. Grazie. Allora, primo premio Bergamo Film Meeting Ubibanca del valore di 5.000 euro, istituito come sostegno rivolto alle produzioni che investono nei giovani autori, nel cinema indipendente e di qualità. E scegliete Secret Ingredient di George Sestamese. We had the best applause so far. It gave me goosebumps, you know. It was very emotional for me, and also the outstanding Q&A, unforgettable Q&A session was
really good. Also, I want to thank Bergamo Film Meeting. They had a really perfect organization and a lovely crew. And also I want to thank the city of Bergamo for letting us know that it's not just a city where there is this cheap flights hub, but it's also a city with a lovely history, beautiful people, and also some gluten-free pizzerias. And I want to thank briefly my casting crew, also my our financiers, Macedonian Film Agency, Greek Film Center, and C Cinema Network. And I want to thank Liv Ullmann for being a true film icon, for giving us inspiration, especially for the women in the film industry. And lastly, I want to say regarding the recipe, I know that it cures many things. It can cure, I don't know, whatever you want, but somehow it doesn't cure poverty and inequality, and that's really unfortunate. So thanks, Bergamo, thank you all.
L'infedele, in cui Lee Woman è regista, e vi dirà qualche parola prima della proiezione. È un bellissimo film, se volete un consiglio, vi invito a fermarvi. Grazie. I want to thank you, and I will give you the recipe of why this is a wonderful festival. This way. Io voglio ringraziarvi e adesso vi dico la ricetta del perché questo è un bellissimo festival. It is the people of Bergamo. I now understand even more Vittorio De Sica's movies because he is describing warm, generous, wonderful people. E sono le persone, dipende dalle persone di Bergamo che ho incontrato, perché adesso capisco ancora meglio i film di Vittorio De Sica, perché Vittorio De Sica descriveva persone vere, calorose, e così molto, molto piene di emozione. The recipe is this wonderful Angelo who makes this. Angelo, ma avevate già capito. If you opened up my heart, you would find all the smiles and the happiness I have been given, and I have to thank also especially Anna and Elisabetta for being so close, and when I don't have my own voice, I have Elisabetta's voice. Cuore, adesso ci trovereste dentro tutta la quantità di sorrisi, di persone sorridenti che io ho incontrato in questi giorni, e poi voglio ringraziare in particolare Anna che è stata sempre con me in questi giorni e me che le ho dato la voce quando lei non poteva avere la sua voce. And congratulations to the winners, and I am not going to see the film because you know if anyone coughed, I would think they don't like it, or when they leave, I would, oh no, they are leaving. Even if there was a cat here, I would think, is there something interesting now for a cat? Allora, intanto voglio fare i complimenti ai vincitori e poi non resterò a vedere il film, perché se no starei attenta a tutto quello che succede. Se sentissi qualcuno tossire direi oddio non gli piace, oppure se vedessi qualcuno che esce direi oddio non gli piace è uscito, oppure se vedessi in giro un gatto direi oddio anche il gatto, chissà se c'è qualcosa che gli può interessare, per cui non resterò. I will never forget Bergamo, that is the truth.